stanno uscendo delle anticipazioni del libro di Matteo Renzi, tra cui diciamo questo pezzo che riguarda Napoli, Napoli candidata alle Olimpiadi del 2028. Beh, io ricordo che quando Roma decise legittimamente, perché ogni amministrazione decide come meglio ritiene in sua autonomia, di non voler ospitare le Olimpiadi di Roma, noi ci facemmo avanti come città di Napoli, sia perché siamo ospitanti delle Universiadi del 2019, sia perché coglievamo in quel momento l'idea di poter, visto che noi amministriamo con le mani pulite, abbiamo, come dire, dimostrato in questi anni che la legalità è un valore da praticare, quindi dare garanzie che non fosse un'occasione per qualcuno per rubare, quindi fare le Olimpiadi con le mani pulite. Ma poi ci piaceva l'idea, non tanto le Olimpiadi solo a Napoli, le Olimpiadi della Magna Grecia, l'idea di unire il sud, il Mediterraneo, sullo sport, sulla cultura, sulla pace e sulla solidarietà. Questa poteva essere la grande occasione. Feci una proposta anche concreta, ne parlai pure con Malagò, ebbi modo di parlarne anche in alcuni incontri istituzionali importanti, devo dire fu accolta anche con attenzione, però mi par di capire che non fu molto sostenuta dagli ambienti politici e istituzionali, si iniziò a pensare a Milano. Oggi evidentemente, io l'ho detto, ci sono persone che sulle vie di Napoli si stanno ravvedendo, questo ormai sembra evidente, che Napoli al netto dei problemi e delle sofferenze è una città che si sta riscattando, dove si avverte un vento di rinascita, di protagonismo e anche di volersi candidare sempre di più a capitale del Mediterraneo, quindi città in grado di includere, in grado di dialogare, in grado di saper gestire denaro pubblico con le mani pulite, di cooperare con le istituzioni. È finita anche la storiella del sindaco isolato, perché il livello di cooperazione, se dobbiamo criticare, se dobbiamo aprire vertenze, se dobbiamo essere determinati col governo, vedete il caso degli enti locali, io sono andato a Milano per sostenere queste ragioni, ma nello stesso tempo siamo quelli che stiamo dialogando col governo per le questioni dell'indebitamento del CR8, sulle questioni di Bagnoli, sui finanziamenti europei, sul tema della regione abbiamo chiuso 5 accordi, quindi il dialogo è importante per la nostra città e quindi la capacità anche organizzativa che ha messo in campo Napoli, vedi il caso delle Universiadi, e la capacità organizzativa che potrebbe mettere in campo anche per questi eventi. Vedo che adesso il segretario nazionale del Partito Democratico candida a Napoli, vediamo se la cosa può andare in porto, a noi non può che fare piacere.